grande qualità a livello nazionale ed internazionale, ovviamente per avere la qualità italiana anche in questa circostanza. E io sono veramente contento che amministrazioni e imprenditori in una rete virtuosa promuovano un'eccellenza italiana che è il nostro sistema vitivinicolo. Ovviamente ci sono anche delle grandi criticità che vanno affrontate, la protezione dall'Italian Sounding, la protezione del nostro mercato, evitare che il vino venga accusato di essere un problema invece che una virtù che garantisce convivialità e benessere, ma anche la peronospora che aggredisce il settore. E quindi su queste cose ovviamente il sistema Italia deve saper rispondere nella maniera più attenta e puntuale possibile. La rivalità oggi, la qualità non da tutti è percepita allo stesso modo come la percepisce l'Italia. No, perché a noi nonne e mamme ci hanno insegnato che cos'era, quando ci dicevano che cosa faceva bene e come faceva male. In altre nazioni invece il sistema è diverso, quindi la comunicazione, il condizionamento della pubblicità che non fa l'interesse dell'utente ma fa l'interesse di chi produce, spesso non ha dato gli stessi riscontri. E non parlo di dati soggettivi, parlo di dati oggettivi, di analisi, di ricerche proprio realizzate in quegli stati. E allora noi dobbiamo mantenere e recuperare ancora di più quella consapevolezza del nostro grande patrimonio e delle nostre grandi potenzialità. L'Italia oggi fa 60 miliardi di export. È buono, ma non è il risultato che abbiamo in testa. Noi dobbiamo e possiamo fare almeno tre volte questo.